Avete mai vissuto l'esperienza di essere dei naufraghi? O tra i pochi abitanti di un'isola deserta? Beh, noi in parte sì. Senza tutti gli sbattimenti per procurarsi il cibo o costruire il riparo per la notte, sia chiaro. È quello che abbiamo provato alle Pirate Island. Ma andiamo con ordine. Per visitare l'arcipelago di Komodo bisogna arrivare alla Buambajo, aeroporto più vicino situato sulla costa occidentale della grande isola di Flores. Il volo da Bali dura circa un'ora e mezza. Affittiamo subito un motorino ed iniziamo ad esplorare la zona. È stato molto facile. Appena arrivati ci siamo fermati nella via principale, dove abbiamo trovato di tutto, dalle agenzie che organizzano qualsiasi tipo di tour, ai rent scooter, ristoranti, botteghe e supermercati. La Buambajo nasce come un piccolo villaggio sul mare. Negli ultimi anni, grazie al suo punto strategico per visitare l'arcipelago di Komodo, ha avuto un boom di turisti e la città sta crescendo esponenzialmente. Se ti allontani dalla città verso nord, troverai paesaggi mozzafiato e spiagge bianche con mare cristallino. Ma è arrivato il momento di salpare per l'isola dei pirati, dove dormiremo 3 notti, senza wifi, senza acqua calda, totalmente immersi nella natura selvaggia. Terra in vista! Eccola lì, l'isola di Sebolon. Ed eccoci arrivati! Sembra di sognare ad occhi aperti. Le Pirate è una delle poche isolette che permette di pernottare ad un prezzo ragionevole, per vivere una vacanza a piedi nudi, lontano dalla quotidianità a cui siamo abituati. Sull'isola sono presenti una decina di capanne con bagno in comune e tende con bagno privato in stile glamping. Check-in. Paradiso, ragazzi, paradiso. Non ci credo. Cosa si può fare in un'isola circondata dalla barriera corallina con un mare così limpido? Esplorare ogni centimetro del fondale.
Le giornate si ripetono e scorrono lente nel totale relax. Il silenzio è scalfito solo dal ripetersi del suono ipnotico della risacca. Abbona! Abbonazza! Qui l'unico pensiero che ci tormenta è prendere il sole per una tintarella perfetta, indossare la maschera e immergersi nei vivacissimi fondali, o capire da che parte tira la corrente per fare un giro in canoa. Tutto questo fino alle 7 di sera, quando una campanella suona e richiama tutti all'happy hour. Cosa si può mai fare la sera in un'isola deserta con energia elettrica limitata? Beh, le cose sono due: o un falò con la chitarra o il cinema sotto le stelle. Però che cielo, ragazzi, che spettacolo! Oggi è l'ultimo giorno sull'isola. Vado a salutare gli squaletti che abitano sotto il pontile. Ehi, fustacchiane. Saliamo sulla collina per ammirare l'ultimo tramonto dell'isola e via alla Buon Baggio. Ci aspetta una delle avventure più attese del nostro viaggio: esplorare il leggendario regno di Komodo. Se volete continuare a viaggiare con noi, iscrivetevi al canale, cliccate mi piace e commentate i nostri video. Ciao!